Per la terza tappa merita, siamo stati sul Mortirolo, è stata una delle avventure più importanti della mia vita. Su quella salita ho pregato un po' per la fatica, perché in qualche modo non riuscivo più ad andare su. Ho capito che quel luogo, quella salita, aveva in grembo la spiritualità, lo spirito di Marco Pantani. Lo spirito di Marco Pantani e omaggiare quel grande sforzo in ricordo, in memoria di chi aveva reso celebre quel posto, quella salita. Testimoniare l'impresa. E quindi il filmato che state per vedere è la esatta riproposizione dei fatti, o non potete immaginare veramente quello che è stata questa impresa, ma l'amicizia, la sofferenza, la volontà di arrivare fino in fondo è stata talmente forte che anche e solo questa piccola parte che vedete voi riesce veramente a trasmettere tutte le emozioni. Quindi buon divertimento con il Mortirolo. Com'è che è? Allora, qui da Samedan. Dopo una notte esilarante, ecco, diciamo, i ragazzi sono qua. Ciao a Abbiamo tutti. fatto campeggio abusivo. Anche un Federico Gasparini all'opera, che stiamo Ciao, montando ciao. le batterie per l'alimentazione interna del Westfalia. Oggi giornata abbastanza freddina e incominceremo tra poco la salita verso il passo del San Bernardino, che faremo per un piccolo tratto, tipo 25 km, prima su questo passo, che non presenta tante difficoltà, tante pendenze. Poi una discesona di 50 km. Abbiamo deciso di mangiare facendo una bella carbonara in diretta Non sei in diretta, ma vaffanculo. vicino a un lago sul confine svizzero. Qui lo chef Gasparini. Poi dopo da lì magari vi faremo vedere come gli italiani fanno la carbonara in Svizzera. Un soffrittino di Leggero. pancetta leggerissimo Per il per Mortirolo. il Mortirolo. Perché qua, ragazzi, per mangiare ci vuole veramente il mutuo. Una vaginella di uova molto liquide, Peccato che infatti. non c'è formaggio, se ci Peccato. fosse stato il formaggio. E poi la salita del Mortirolo. 10 km, con pendenze massime del 19-20%. In una strada del genere, ragazzi, è fatica anche sorpassare una bicicletta. E che tutti i più grandi amanti del ciclismo, e anche quelli che lo guardavano e basta, conoscono. Col furgone sfrizioniamo. Il casacco allunga, il casacco allunga, Non mollare! il casacco allunga. Quello che sto facendo adesso è praticamente un'anteprima del viaggio, la volontà mia di provare a sfidare un po' anche, non so, le mie paure, le mie angosce. Cioè, partire e viaggiare senza sapere neanche la lingua non è proprio semplice. Però io credo che ci sia la volontà da parte mia di provare questa esperienza di lavorare anche fuori, di provare a portare il mio tipo di teatro, la mia poetica anche fuori. Insomma, questo è un progetto che mi vede protagonista in tutto e per tutto, e ci tengo molto e vi chiedo di sostenermi, perché, insomma, penso che sia anche questo un modo di portare avanti l'arte, la cultura, il sostegno dal basso e tutto. Allora, vi presento mia moglie durante il viaggio, non ti nascondo. Questa persona, Andrea Baroncani, è sceso Dai, bello. stamattina. No, posso far vedere? Allora, qui è dove.